Benvenuti in questa nuova puntata. Che ciao. Belli che siete! C'è una bellissima luce. Abbiamo anche una persona nuova da presentare, a parte del team. Oddio, chi? Stiamo facendo. Vieni anche tu a correre! Friendzone! Beato tra le donne. Ciao, sono Federico. E sono qui a. A far cosa? Fare il bagno in piscina. Esatto, il bagnino. Allora, lui è il nostro fisioterapista, per fortuna. Bagnino, quindi. No, peccato. E sei contenta? Giuro di lottare con ogni mia energia e assoluta lealtà, nel pieno del rispetto della mia integrità fisica e morale, per l'onore della maglia azzurra che è il simbolo dell'Italia. L'Italia. Ok. Vabbè, no, ma dovevamo far così. Dai, perché è il simbolo sportivo dell'Italia. Però quel blu con la giacca da riposo non si può proprio vedere. Bellissimo! Bellissimo! No, bellissimo! Fa anche il soffio! È arrivato Michelangelo! Muove il nazionale di Junior che si toccherà. Esatto. Ah, adesso la cade, la chiamiamo quella del Ma è stra perfetto, non ti puoi lamentare! È bellissimo! Wow! È bellissimo, anche lo voglio! Anch'io! Guarda che sei andato così! Mi sa che abbiamo deciso il capitano? No, aspetta! Sì, Ma te la senti? Io non so cosa dire. Ilian, cosa dici? Motiva questa scelta. Il motivo di questa scelta è perché Larita è una grande motivatrice all'interno del nostro gruppo. Sa fare squadra, conosce bene tutti, sa come aiutare ogni persona se ce ne fosse bisogno, e quindi questa è la mia scelta. Poi è una persona con cui riesce a comunicare bene? Sì. Sì, sì. Raga, la voce delle nuove esigenze nei confronti degli allenatori. Quando sono 20 di squadra, vabbè, ognuno è il suo capitano, maschile e femminile. Monaca son che porta l'allegria. Monaca son. Vero, può andare sempre bene. Con Anna Rita, campionessa di golf. Campionessa mondiale. Quali sono le parole? Non mi aspettavo di venire qui e fare un campionato di golf, però accetto quello che è venuto e prendo la vittoria con gioia. Abbiamo appena fatto un allenamento sprint ad Ornelas. Eccolo qua. Com'è andata? Commento a caldo. Non sono molto felice. Ok, perché? No, allora, intanto, ma tutti abbiamo la gola secca che si muore. Sì. Cioè, veramente assurdo. Bisogna bere tanto. Mm-hmm. E poi no, io non sono felice di come. Vedere tutto questo verde oliva. Di quello che ho fatto. Poi alla fine è così. Non riuscivo ad anticipare. O sviccio oppure siamo finiti. Certo, hai ancora tempo. Ho pensato sia cose positive che negative, sono andata un po' a... Perché le cose positive è che comunque abbiamo fatto allenamenti sprint anche qua, se mettiamo insieme tutti gli allenamenti alla fine più o meno un camp sprint l'abbiamo fatto. E poi abbiamo fatto anche il camp abbracciano e tutto, sicuramente rispetto all'anno scorso sono più preparata, però è un po' sad. Sì, cioè più che altro lo capisco. Fa caldo, si fa fatica. Bisogna scegliere bene. Anticipare. E stare attenti alle robe come cartografano loro. Certo. Oh, una volpe. È passato un treno. Ma cos'era? Che trucco? Mi dai davvero la carriera alla Juventus. Doveva finirla lì anch'io. Devo per me che era così, però a Manchester non è un Liga del Campione, né nada, né la Liga del Campione. Oh, io papà era qui. Oh. Ti fa male? Cosa? Un po' faccio. No, se scherza mi fa male. È bravo. Figa, ecco.
Dove sono le altre? La nostra porta bandiera, la nostra girls portoghese. E la nostra porta bandiera 2. Sì. E il nostro capitano. Boccia, bocciazza. Boccia. I più intelligenti sotto l'ombrellino qua. Certamente così. Il nostro fisico che si prende bene il sole. E scusate. E anche la Mary. La Mary, la esatto, Mary. In stile Anna Rita, che dopo che fa il esatto. La bimba, Stiamo allungando. Fa caldo, c'è un sacco di sole. Però ci sta facendo un po' la scorta del sole. E niente, ci sono tutti. Io sto venendo tutto sotto. A caldo. Rita, cosa dici dell'uomo capanna?